però ovviamente per chi ha tempo di girare, infatti lì ci sono tutti i suoi cuori, che non sono presi. È un paese con tante piccole. Buonasera, siamo a Goccia di Capri con il giornalista di lunga data Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano, di cui noi abbiamo seguito la genesi. Raccontateci da Marco Travaglio i suoi timori, soprattutto economici, perché il giornale si proponeva di comunque di non avere conflitti di interessi con la pubblicità e di non usufruire del contributo pubblico. Le chiediamo, è ancora così il giornale? Assolutamente così. Abbiamo mantenuto questi impegni con i lettori e con noi stessi e poi abbiamo mantenuto soprattutto l'impegno che abbiamo preso all'inizio, che avremmo potuto commettere errori come tutti, ma che sarebbero stati i nostri errori, non suggeriti da nessuno, perché ciò a cui teniamo di più è la nostra indipendenza da tutto e da tutti, tranne che dai lettori, perché i lettori sono i nostri proprietari. Quindi ogni mattina noi facciamo un giornale pensando alle notizie che i nostri lettori si aspettano di leggere, ma senza condizionamenti di nessun genere. Siamo indipendenti e autonomi esattamente come il primo giorno. Benissimo, allora la ringrazio. Se vuol fare un saluto ai nostri lettori di Positano News, che sono sempre attenti. Ma un saluto di cuore ai lettori di Positano News, che ha due parole: Positano, uno dei posti più belli del mondo, e News è il giornalismo che voi fate online. Noi siamo un giornale che online, in cui cercate di raccontare ciò che avviene in questa terra meravigliosa, ma anche spesso una terra un po' così, con dei problemi. Grazie. Grazie a voi.